È stato siglato il protocollo d'intesa tra l'associazione Io Potentino Onlus e l'ente Proloco Basilicata PS per il recupero a scopi solidali di eccedenze alimentari e la sensibilizzazione sul territorio lucano di attività contro lo spreco alimentare. Presso il centro logistico Eccedenze e Magazzini Sociali a Potenza, il presidente dell'associazione Io Potentino Onlus, Francesco Romagnano, ed il presidente regionale ente Proloco Basilicata PS Rocco Franciosa, hanno formalizzato l'accordo di collaborazione che coinvolgerà l'associazione Io Potentino Onlus, capofila del progetto Solidarietà Circolare, per il recupero di eccedenze alimentari a scopo solidale e l'associazione di promozione sociale Ente Proloco Basilicata che riunisce le Proloco lucane affiliate all'Ente Proloco Italiane. In applicazione del protocollo d'intesa si avvieranno collaborazioni nel corso degli eventi enogastronomici e di promozione dei prodotti tipici organizzati dalle Proloco sul territorio lucano, finalizzati alla lotta allo spreco alimentare e di recupero dei prodotti non somministrati al termine degli eventi stessi. Rocco Franciosa, presidente regionale Ente Proloco Basilicata PS, ha sottolineato: "Siamo onorati di offrire il nostro contributo di sensibilizzazione e di diffusione delle attività progettuali messe in campo con Magazzino Sociali dell'associazione Io Potentino Onlus, che ringraziamo per la collaborazione avviata. Puntiamo ad un fattivo contributo di sensibilizzazione che coinvolgerà le Proloco del Potentino e del Materano in con ente Proloco Italiane nel percorso hashtag Proloco Sostenibile 2030 per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030", ha proseguito Franciosa, unitamente all'attenzione congiunta a verificare la fattibilità di progetti comuni attraverso bandi o finanziamenti regionali, nazionali, europei del terzo settore a valere su tutto il territorio lucano. Il presidente dell'associazione Io Potentino Onlus, Francesco Romagnano, ha dichiarato: "Comincia una storia nuova nei processi di valorizzazione delle tradizioni e nei percorsi di marketing territoriale della nostra comunità. Una storia fatta di modernità, solidarietà e sostenibilità. Parte dalla nostra regione una pratica nuova che sarà modello in tutto il paese." Abbiamo un'importante collaborazione. Puntiamo a sensibilizzare le nostre Proloco contro lo spreco alimentare. Come ente Proloco Italiane, a livello nazionale abbiamo avviato un percorso Proloco Sostenibile 2030 e in Basilicata iniziamo un primo percorso fattivo per raggiungere uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Puntiamo anche a verificare la fattibilità insieme all'associazione Io Potentino, che ringraziamo per la collaborazione avviata, per intercettare bandi, finanziamenti regionali, nazionali, europei e del terzo settore che possano dare poi concretamente anche sviluppi ad un'attività sui territori. No, Presidente, con questo protocollo, con questa partnership, si rafforza chiaramente ulteriormente la vostra attività, la vostra azione. Sì, era un risultato a cui miravamo da tanto perché è fondamentale all'interno del nostro territorio divulgare le potenzialità di un progetto strutturato di recupero eccedenza alimentare. Questo perché comunque fare rete, fare squadra risulta sempre essere l'arma vincente, quindi assolutamente era fondamentale poter costruire i presupposti che poi portino da qui alle prossime settimane, per quanto riguarda questa stagione, nei prossimi anni, a raccontare un modello nuovo di marketing territoriale e rievocazione delle tradizioni enogastronomiche storiche del nostro territorio. Questo perché la Basilicata di fatto da oggi in poi sarà la prima regione ad aver avviato un percorso che vede lo spreco zero all'interno di questi particolari eventi e soprattutto un'attenzione ai bisogni anche nei momenti di festa, di marketing territoriale.